al lavandino della cucina, il bagno, il bagno, lo faceva dentro il bagnapiedi. Così Innocenzo Sabatini disegnò e fece costruire questi bagni pubblici, molto belli, e con dei mosaici sul pavimento. Poi, piano piano, la gente mise dentro la propria casa la doccia o la vasca da bagno, e ai bagni pubblici non ci andò più nessuno. Un giorno arrivò un signore che tramutò i bagni pubblici in un mobilificio. Per terra mise la moquette e si mise a vendere mobili. Gli anni continuavano a correre e poi il signore che vendeva mobili andò via. E, magia delle magie, quel luogo divenne magicamente una bella biblioteca per far studiare grandi e piccolini. La cosa più magica che fece Innocenzo fu disegnare una cordonata, che poi sarebbe una scalinata con le scale molto, ma molto larghe. E disegnò lei. Lei chi? Ma lei! La magica Fontana Carlotta! Di fronte alla Fontana Carlotta ci andò ad abitare un bambino di nome Carlo Acciari, che la cominciò a disegnare proprio sui banchi di scuola fin da piccolo. La scuola che frequentava Carlo tanti anni fa si chiamava Michele Bianchi e poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiò nome in Cesare Battisti. A Carlo piaceva tanto disegnare e da grande divenne un bravo pittore, uno dei 100 pittori di via Margutta, strada molto frequentata da più di 50 anni da artisti. Un giorno Carlo incontrò Fata Carbatella che stava bevendo da Carlotta e la invitò a visitare lo studio dove dipingeva. Lo studio era una cantina proprio nel lotto di fronte alla fontana e le regalò dei quadri e un disegno da far copiare ai bambini e alle bambine. Il disegno era un disegno molto semplice che loro avrebbero potuto facilmente copiare e che poi avrebbero potuto terminare con la loro fantasia. Vi chiederete: Che disegno è? bambini, bambini, ma è il disegno di Carlotta! Allora facciamo un bel gioco, disse Fata Carbatella. Tutte e tutti possiamo diventare delle brave artiste e dei bravi artisti. In primavera andremo insieme a bere alla Fontana Magica. Poggiamo una mano sulla testa, perché su quella testa ci hanno poggiato la mano anche l'architetto, il pittore, il musicista e tanti bambini e bambine che hanno fatto e continuano a fare arte. Quando andremo a bere, faremo tre sorsi ed esprimeremo silenziosamente dentro di noi tre desideri. I desideri devono essere segreti e non si devono dire a nessuno, altrimenti non si realizzeranno da grandi. Care bambine e bambini, dovete anche sapere che Fata Carbatella, tanto tempo fa, il 18 febbraio del 1994, raccontò questa storia a un suo amico mago musicista e pirata Garbatò. E lui dalla storia scrisse una bella canzone per la Fontana Carlotta. E se volete la potremo cantare insieme, facendo un bel coro. La canzone si chiama Una voce di Roma. Passò del tempo e Fata Carbatella andò a parlare con una sua amica fata maestra, che parlò con altre fate maestre che raccontavano questa storia alle bambine, che raccontarono questa storia alle bambine. E i bambini si misero a disegnare, cantare e passeggiare per la Carbatella. Così tutti insieme, cantando, andarono a bere alla fontana della Carbatella. Ma perché la fontana si chiama Carlotta? Questo lo saprete un'altra volta, disse Fata Carbatella. E ve lo dirò insieme al mio amico Mago Roffischi, che mi aiuta a raccontare le favole.